Messico è in realtà il paese più grande, insomma, si tratta di 123 milioni di abitanti, è un paese enorme e che è il cuore dell'America centrale. Ma in generale si può dire che l'America centrale, quindi Nicaragua, Guatemala, tutti questi paesi dell'America centrale e il Messico sono storicamente, da sempre, il cortile degli Stati Uniti. Quindi le classi dominanti di questi paesi sono sempre state asservite o diciamo complici degli Stati Uniti e infine è anche un paese alla cui frontiera succede tutto. Se ti dico che Michoacán, Tamaulipas, sono zone che sempre hanno pallina gialla, in questo momento sono palline rosse, e che posti in cui non era mai successo niente, sta arrivando la violenza, vuol dire che questo sta crescendo, no? Come un virus, come un cancro. Il governo non è ovviamente in grado più di gestire questa situazione. Il governo in Messico è da sempre saputo dalle statistiche che è un governo corrotto, e anche il governo corrotto non sa gestirlo perché sono loro parte di questo, no? Non dico tutti, assolutamente non dico tutti, ma tanti. We as the cooks, we gotta lay low now that we're part of the government. 2013, nascono l'autodifesa, 2013, si inizia a sentire un po', non tanto, però si inizia a sentire e partono queste cose, no? Chi è d'accordo, chi è incontro, che questo. Perché praticamente c'è un problema di fondo, no? Allora, se tu vuoi prendere la giustizia nelle tue mani, vuol dire che stai fuori la giustizia, no? La popolazione appare perfettamente consapevole della corruzione delle autorità dello Stato e quindi queste autodifesa si legittima nel senso che riesce a conquistare il consenso popolare. Legittimo è ciò che è, diciamo, si può definire socialmente condiviso, quantomeno da una parte della società. Io sono un professor, tengo mi famiglia qui sta conmigo. Io lo che quiero es que haya paz, independientemente che me la dé. Sì, me explico. Si sono ustedes con el gobierno, non so come se maneje, desconozco, le dico, Ellos nos brinden no una. Pero sí podemos, don Ellos Juan. no son una institución, Sí, por don eso Juan. hay ejército, Policía Nacional Federal y Marina. Sí. E allora c'è questo conflitto, no? Che allora se tu vuoi lottare vuol dire che non ti fidi più dell'autorità, delle tue autorità. E c'è gente che è d'accordo e c'è gente che è incontro. Allora perché? Praticamente perché c'è gente che ancora crede ai partiti e c'è tantissima gente che non crede più. Queste attività criminali sono attività che corrispondono essenzialmente a un assetto economico che non ha nessuna regolarità in uno Stato di diritto. Stato di diritto significa uno Stato che garantisce i diritti di tutti. Qui il problema è che no, sono garantiti i diritti solo dei più forti che fanno quello che vogliono e il più forte è sempre chi è più armato. Viven, la calle es su escuela, la gente